Buonasera e benvenuti all'incontro di oggi. Che condizioni abbiamo stasera? Ottime, direi. Temperatura gradevole, niente nuvole, solo una leggera brezza che, anzi, siamo certi, i giocatori in campo apprezzeranno. Insomma, davvero una splendida serata. Un clima perfetto per giocare a calcio. Clima che si riflette anche sull'atmosfera sulle tribune. I tifosi festanti e gioiosi, infatti, sono arrivati in massa. Questo è un complesso sportivo che non passa certo inosservato. Giocare tra queste mura è un sogno per ogni professionista. Gli attaccanti che se lo ritrovano di fronte non hanno mai vita facile. E del resto Franco Baresi è uno dei più grandi condottieri difensivi che questo gioco ha da offrire. È molto veloce, dotato di una mente tattica senza eguali. Quando c'è bisogno può anche avviare la manovra offensiva dalle retromarce. È il difensore che tutti gli allenatori vorrebbero avere. E ora si fa sul serio, si parte. Mateus scatta verso il pallone. Figo! Ci mette il fisico e conquista il pallone. Scholes! Bel pallone filtrante, non è riuscito però a concretizzare. Certo, non sarà contento di aver sbagliato dopo essere stato messo davanti alla porta così. Un'occasione d'oro. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scusa al compagno dice veramente tutto. Prova ad andare via con eleganza. Da lì può concludere. Posizione irregolare però. L'estremo difensore la calcia lunga. Adesso Fabio c'è molto movimento sugli esterni. Eh sì, Luca, l'ho notato anch'io, è vero. Credo che stiano provando ad allargare gli spazi per favorire gli inserimenti al centro o per cercare di mettere palloni pericolosi in mezzo. Maradona. Iniziativa interessante. Intervento difensivo molto tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Lotta, ma perde l'equilibrio. C'è la palla lunga in avanti. Cerca il passaggio profondo. Ha spazio sulla fascia. Elegante. Può metterla in mezzo. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. La gioca a sinistra. Scholes. Ecco un'opportunità per Maradona. Riesce a mettere fuori. E il primo tempo finisce qui. I 22 in campo si dirigono verso il tunnel che porta negli spogliatoi. Prima parte di gara senza reti. Si ripartirà dallo stesso risultato con cui è iniziata la partita. Partita abbastanza equilibrata. Il risultato dell'andata per il momento è determinante. Nessuno ha trovato il gol, si chiude 0-0 al primo tempo. Già in azione con la seconda parte di questa gara.
Una delle due compagini ci ha fatto vedere un calcio più frizzante. Il risultato non rispecchia i loro sforzi, ma se giocano come nel primo tempo, credo che porteranno a casa la vittoria. Prova a verticalizzare. Prova a giocarla in profondità. Entra in scivolata sull'avversario. Sarà comunque rimessa in gioco con le mani. Nuove energie dalla panchina, vedremo cosa cambierà tatticamente nel loro scacchiere. Occhio al cross. Brutto, brutto questo traversone. Non sfrutta proprio il movimento dei compagni. Decide di spedirla dall'altro lato. Ora Scholes. Prova la verticalizzazione. Beccato in offside da guardaline. Sembra che il mister voglia fare un altro cambio. Proprio questo che devono fare, devono insistere. Non hanno altra scelta, devono prova a tirare. Tiro davvero da dimenticare. Quando riesci a controllare il pallone così, ti si semplifica la giocata. È chiaro che poi bisogna calciare meglio. Patrick, si ricomincia dal portiere. La difesa non sale, Fabio, visto? Non puntano sul fuorigioco. Ma secondo te hanno paura di farsi imbucare da lanci profondi? Sicuramente, non vogliono concedere la possibilità. Cerca il tiro! Fallo, calcio di punizione. Finisce sul referto dell'arbitro con una ammonizione. Da lì può segnare, si libera la grande, ottimo intervento. Palla filtrante per Figo. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Il portiere la calcia lontano. C'è il lancio lungo, tocco preciso, bel pallone. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Marchisio. Figo se ne va. Interessante azione sulla fascia destra. La gioca in aria. Insomma, qui dovevano chiudere la partita e non ce l'hanno fatta. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Nello spazio per Del Piero. Del Piero! Peccato, perché si era venuto a creare un'occasione interessante. Ha effettuato un passaggio con il contagiri, perfetto davvero. Apertura ben calibrata. Questa può essere l'ultima occasione. Roberto Carlos, di forza. Il quarto uomo mostra il tabellone luminoso con i numeri di chi sa e di chi scende. Sostituzione comprensibile. Sembrava molto stanco, meglio far entrare un giocatore fresco. Pallone lungo, in verticale. Tentativo di passaggio lungo, poco preciso. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Rivaldo, questa palla è per lui. E passa! Si chiude dunque la sfida con il fischio dell'arbitro. Fermati sul risultato di parità quest'oggi, ma ovviamente la differenza è stata fatta nei primi 90 minuti. Quali sono le tue impressioni su questa doppia sfida, Luca? Oggi partivano da basi solide e dovevano essere concreti. La squadra ha dimostrato di saper ottenere quello che voleva e l'ha fatto con merito.
to me.